puritani diventano subito un enorme successo a Parigi, ed ecco cosa scrive a Florimo, questa volta in una delle sue lettere a Bellini. Tutti i francesi erano diventati matti, si fece un tale rumore, tali gridi, che essi stessi erano meravigliati di essere talmente trasportati. Ma dicono che la stretta di tal pezzo attacca i nervi di tutti, veramente, perché tutta la platea all'effetto di tale stretta si alza in piedi, gridando, reprimendosi. Tornare a gridare, in una parola, mio caro Florimo, è stata una cosa inaudita, che Parigi da sabato sera che ne parla attonito. Per questa opera Bellini riceve il riconoscimento della Legion d'Honneur, ma dal momento del suo arrivo a Parigi il suo grande sogno è stato quello di scrivere una grande opera per il teatro più importante francese, il Grand Opéra, e lui crede che dopo il successo di Puritani il contratto è quasi assicurato. Nel frattempo, in attesa, perfeziona il suo francese. Lui parlava molto male francese, infatti quando lui frequentava i salotti ci sono pochissime testimonianze di lui nei vari diari della gente, perché molto spesso i padroni dei salotti parlavano l'italiano, ma i frequentatori no, e dunque non potevano scambiare con lui due chiacchiere, dunque sembrava una cosa simpatica lui, ma non da proprio fare una discussione. Lavora sul suo francese e scrive anche le musiche in francese, musiche da camera. Questa qua, per esempio, si chiama Les Joyeux Matelots, e la intitola come ballade, perché sperimenta non solo con la lingua, sì, come mettere le parole sulla musica, ma anche sulle forme. E questa è una di queste forme un po' bizzarre, insolite, sì. Sì. Les Joyeux Matelots. Lorsque les feux bleus reflètent les cieux limpides, sans peur matelot, montons nos vassaux rapides. Répétons en chœur des chants de bonheur sur l'onde, rions de l'éclair comme de la mer profonde. Espérons, matelot, le bonheur, c'est l'espoir. Espérons, en partant, revoir tous la patrie. Mais ne tentons pas Dieu, laissons Dieu seul savoir qui reverra de nous. Une mère qui prie. Quand il tournera sur nous, quand viendra l'orage, nous dirons à l'heure, amis, soyons fort courage. C'est la vie d'enfant, aujourd'hui des chants des fêtes, et demain pour nos ventres d'encore aux tempêtes. Ah, puis nous reviendrons quelques beaux jours attendus bien longtemps d'une sœur, d'une mère qui nous demanderont le cœur rempli d'amour le récit de nos jours, de bonheur, de misère. Lorsque les flots bleus reflètent les cieux limpides, sans peur matelot, montons nos vassaux rapides. Répétons encore le chant de bonheur sur l'onde, rions de l'éclair comme de la mer profonde. Da maggio 35 Bellini si trasferisce definitivamente a Puteaux, ci abita non da soli, è in compagnia del padrone di casa, Solomon Levy, e la sua presunta amante Madame Levy, della quale si sa ben poco chi era. A giugno, nel salone della signora Goubert,
Bellini incontra il poeta tedesco Heinrich Heine. L'incontro è molto sgradevole per entrambi. Per di più, Heine dice a Bellini che tutti i geni muoiono molto giovani, non arrivano a 35 anni. Ed ecco cosa scrive lo stesso Heine nelle sue Notti fiorentine. Quante volte ho preso in giro povero Bellini, predicendo che a lui, come ad un genio, toccherà di morire tra poco, visto che si avvicina alla pericolosa età. Cosa strana, nonostante il mio tono scherzoso, lui si spaventava, mi chiamava stregone e ogni volta facevo le corna contro il malocchio. Voleva vivere in eterno, aveva il ripudio verso la morte, aveva paura di morire e non ne voleva sentire parlare. Ma nella lettera del 24 di luglio il compositore scrive che gode di ottima salute. Ma la paura che il colera che si propaga al sud della Francia e in Provenza potrebbe arrivare anche a Parigi. Il 2 settembre scrive che la diarrea da 3 giorni e ad un visitatore l'11 settembre racconta dello stesso disturbo e il 23 settembre alle 5 di pomeriggio Bellini muore. La morte così improvvisa fa nascere molti rumori e pettegolezzi. Alcuni credevano che il compositore fosse stato avvelenato. Ma da chi? Forse dagli invidiosi del mondo dell'opera? Oppure da un marito geloso di qualche dama? Oppure lo stesso Levi lo ha fatto? Perché si sa che lui aveva investito delle somme molto cospicue di Bellini dategli nelle azioni spagnole molto molto pericolose. Ma i risultati dell'autopsia che fu eseguita subito dalla morte per ordine di Rossini e gli appunti del medico che sono giunti a noi potrebbero dare una spiegazione. È molto probabile che Bellini abbia sofferto di una malattia infettiva causata dalle amebe e con la quale non potevano né diagnosticare né curare all'epoca. Questa malattia ha lo sviluppo molto lento, danneggia l'intestino, causando emorragia, e disidratazione e morte. Cosa scioccante che giorni d'oggi si poteva curarla con una pillola solo e basta. E sarebbe stato ancora in vita e avrebbe scritto molte altre musiche. Heine non ha sbagliato, Bellini non arriva all'età di 35 anni, ma nonostante la morte così prematura ha segnato la storia della musica. Le sue opere si fanno ancora in tutto il mondo, sono ben conosciute e in certo senso la sua morte così improvvisa e morto così giovane ha giovato anche a una creazione del mito di Bellini. Il romanticismo sta per nascere, l'eroe romantico deve essere bello e deve morire giovane sul cima del successo, ciò che è successo a Bellini. Con il passare del tempo il mito si arricchisce di leggende grazie agli amici rimasti in vita, soprattutto grazie a Florimo. Lui per primo scrive la biografia di Bellini e diventerà in qualche senso l'erede spirituale del compositore. Decidono di traslare la salma di Bellini a Catania, infatti i suoi resti sono adesso nel cattedrale di Sant'Agata di Catania, il cerchio si conclude partendo da Catania, Bellini ritorna a Catania, ritorna come un trionfatore nella città, il delirio assoluto belliniano, la gente impazzisce, fa le processioni e feste, una cantante americana insiste, paga a chi è di guardia della salma di Bellini e vuole baciare la salma. Lo fa
e non solo lo fa, strappa anche dei peli del petto di Bellini, cioè proprio una cosa morbosa, orribile. Sì, un po' sa. Dunque il mito veramente diventa una cosa incredibile e ecco cosa scrive Leone Scudier di Bellini. Nella sua anima si sono fuse quelle di Mozart e Pergolesi. Giovane siciliano, con i capelli color paglia, bello come un angelo, giovane come l'alba e malinconico come il crepuscolo. Sul tavolo del compositore, come vi ho detto all'inizio, tra le varie carte è stato trovato questo pezzo. È molto corto, sono solamente 25 battute, ma sono forse, quasi certo, sono le ultime note che Bellini ha scritto. E con questo pezzo vorrei finire il mio concerto. Le souvenir présent céleste ombre des biens que l'on a pris est encore un plaisir que reste après leur second âge.